Ben ritrovati amici telespettatori di Cilento Channel, un nuovo appuntamento della nostra rubrica Nutrizione e Benessere. Un appuntamento che è un po' particolare, speciale se vogliamo, perché è il numero 250 dall'inizio della nostra rubrica, ormai qualche anno fa, ed è anche speciale perché è l'ultimo di quest'anno, prima delle vacanze estive. E in questa occasione parliamo di una bevanda che è stata molto diffusa negli anni passati, ma che è anche molto consumata recentemente e sta riacquistando una notevole notorietà. Stiamo parlando del Carcadè. Che cos'è? È una bevanda che si ottiene dai calici essiccati dei fiori di una pianta appartenente alla famiglia delle Malvace, molto diffusa in Africa e anche in Italia, soprattutto è stata una bevanda che si è consumata molto nel periodo coloniale. E i fiori sono di un colore scarlatto, molto, molto profumati, e si ottiene una bevanda appunto da un colore rosso molto, molto vivo, con un gusto un po' acidulo, e la possiamo consumare sia calda che fredda. La caratteristica è che, a differenza di altre bevande di cui può essere il sostituto, tipo il caffè, il tè, non contiene sostanze eccitanti. Quali sono le caratteristiche? Per 100 grammi apporta 37 calorie, è ricca di sali minerali, soprattutto potassio, magnesio, ferro e vitamine, come in particolare la vitamina C, ma è anche molto ricca di sostanze quali antociani, flavonoidi e anche di acidi organici che sono i responsabili poi del suo caratteristico aroma così particolare. Quali sono le proprietà di cui possiamo giovare nel consumo di una o due tazze al giorno di Carcadè? Ha delle ottime proprietà diuretiche, questo perché è molto ricco in potassio, quindi ci aiuta a contrastare la ritenzione idrica e a eliminare i liquidi in eccesso. Ha un ottimo effetto ipotensivo, quindi aiuta a controllare i livelli di pressione arteriosa, sempre grazie al potassio, ma anche per l'effetto ipotensivo degli antociani. Ha una buona funzione digestiva, è ottima come bevanda per contrastare la disidratazione e la sete. Contiene fitosteroli che quindi ci aiutano a mantenere sotto controllo i livelli di colesterolo. Ha ottime proprietà antiossidanti, in particolare sembra nei confronti del fegato, aiutando a prevenire steatosi e cirrosi. Alcuni studi recentemente effettuati su estratti del Carcadè ne hanno anche ipotizzato un ruolo nella perdita di peso. Ha delle anche buone proprietà antimicrobiche e in particolare sembra molto efficace nei confronti della cistite. Come detto, il consumo una o due tazze medie è quella che viene generalmente consigliata, anche perché è una bevanda non priva di qualche controindicazione. Quindi devono fare attenzione al consumo del Carcadè, sicuramente coloro che soffrono di gastrite o di reflusso, proprio per la caratteristica un po' acidula di questa bevanda che potrebbe ancora di più esasperare l'acidità. Dato che ha un buon effetto lassativo grazie alle mucillagini presenti nei fiori, è sconsigliato per chi ha disturbi intestinali. È sconsigliata anche nei soggetti allergici, alle donne in gravidanza e in allattamento. E infine possiamo dire che comunque è una bevanda che oggi possiamo trovare anche semplicemente, molto facilmente nei supermercati sotto forma di filtri, e che può essere comunque, al netto di queste controindicazioni che abbiamo detto, una buona
opzione innanzitutto per incrementare anche i liquidi che andiamo ad assumere giornalmente, e dato che può essere consumata sia caldo che freddo, lo possiamo fare durante tutto l'anno, sfruttando anche questo gusto così particolare ma anche molto piacevole del Carcadè. Bene, io per ulteriori approfondimenti vi rimando all'articolo che trovate sul sito e sui social di Cilento Channel, così come sulla mia pagina Facebook Studio Nutrizione e Benessere. Vi ricordo che potete scrivere sempre un'email a nutrizionericci@virgilio.it per qualsiasi domanda vogliate fare. Vi auguro a tutti voi telespettatori di Cilento Channel una estate serena, e noi ci rivedremo sicuramente sempre e solo su Cilento Channel. Ciao!